buon pomeriggio a tutti da Radio Montale, qui è Leonardo che vi parla. Innanzitutto, come state? Come avete passato queste settimane, che visto che non ci siamo sentiti per un po'? E oggi vi vorrei parlare un po' del calcio in generale, soprattutto delle coppe europee che adesso si sono svolte negli ultimi giorni. Iniziamo dalla Champions con Bayern Monaco-Real Madrid, giocata martedì 30 aprile, che è terminata con un pareggio 2-2. Il Real era passato in vantaggio con Vinicius e poi si è fatto ribaltare la partita in 3 minuti da Sané e poi Harry Kane su rigore, e poi è riuscito a pareggiare sempre con il solito Vinicius, e quindi si andrà a giocare il ritorno a Madrid con un buon pareggio che sicuramente poi, per come è fatto il Madrid, riuscirà a sfruttare a dovere, si spera. Poi passiamo a Borussia Dortmund Paris Saint Germain, sfida terminata 1-0 per il Borussia, che con un guizzo di Füllkrug riesce a sbloccare la partita dopo pochissimo e poi riesce a mantenere il vantaggio per tutta la partita, e anche a fronte di due pali consecutivi presi dal Paris Saint Germain, che però, come ben sappiamo, fanno parte del calcio e quindi si può parlare di sfortuna, ma così va. Poi passiamo all'Europa League, in cui troviamo due delle nostre italiane, che sono Roma e Atalanta. La Roma che perde in casa contro il Bayer Leverkusen, che quest'anno sembra, anzi non sembra, è imbattibile, è imbattuto da 47 partite, e una squadra meravigliosa. Ho visto la partita, ci sono certi elementi che fanno paura, tra cui Frimpong, Wirtz, veramente dei fenomeni. La Roma che poco prima di prendere il primo gol ha preso una traversa con Lukaku, che poi si è completamente spento, come vediamo ormai spesso durante le partite della Roma. L'attaccante belga che non riesce più a segnare, è a secco da diverse partite, sia in campionato che in coppa. E quindi la Roma si andrà a rigiocare a Leverkusen questa sfida di ritorno, che però sarà molto complicata. De Rossi ha dichiarato che sicuramente servirà un miracolo, ma che la Roma ha tutte le qualità per ribaltare la partita, e quindi auguriamo il meglio alla nostra Roma. Poi passiamo a Marsiglia-Atalanta, sfida terminata 1-1, sempre in casa del Marsiglia, e l'Atalanta che ha giocato bene ma che poi alla fine non è riuscita a concretizzare e quindi a portarsi in vantaggio. Adesso sicuramente a Bergamo sono sicuro che l'Atalanta potrà fare meglio, e magari chissà se vedremo almeno una delle due italiane in finale di Europa League. E poi passiamo alla Conference League con la Fiorentina, che al 97esimo riesce a vincere la partita contro il Brugge, che l'aveva recuperata dopo il vantaggio della Fiorentina, e che quindi adesso andrà in Belgio sperando che riesca a passare, così da ritrovare un'altra italiana in finale. E poi l'Aston Villa che clamorosamente cade in casa sotto i colpi dell'Olympiacos, che riesce a farne 4 alla squadra inglese, a sorpresa un po' di tutti, visto che l'Aston Villa sta facendo anche molto bene in campionato e nessuno se l'aspettava. Però, come dicevo prima con il Paris Saint Germain, fa parte del calcio, se sbagli le occasioni e di conseguenza perdi. E adesso l'Aston Villa deve andare in Grecia a recuperare 2 gol, e anzi 3, per poi passare alla finale. Chissà come andrà il calcio. E detto questo, io vi lascio a casa mia di Gali. Buon pomeriggio a tutti, eccomi ritornato qui su Radio Montale, e dopo aver fatto la parentesi sullo sport sono stato raggiunto dai miei colleghi. Buon pomeriggio a tutti. Ciao a tutti, buon venerdì. Ed oggi vi parleremo un po' di questa nuova edizione di Giovani in Crescendo, che appunto è una competizione musicale che
adesso verrà affrontata soprattutto dalla nostra Irene, che l'anno scorso ha partecipato, quindi parlacene un po'. Sì, allora, si svolge a Pesaro quest'anno dal 10 al 12 maggio, anche l'anno scorso erano 3 giorni intorno al 10 maggio così, ed è una competizione musicale che vede coinvolti gli studenti di alcune scuole italiane, ma non solamente i licei, anche le scuole medie, c'erano anche bambini delle elementari, e ovviamente ognuno gareggerà nella propria categoria e verranno poi giudicati da artisti, insomma, del settore, insomma, musicisti esperti. E allora noi della radio ci occuperemo di documentare l'evento, faremo interviste anche, io da quello che ho capito, anche al sindaco di Pesaro, quindi attenzione, insomma, una cosa importante. E tra i presi, insomma, Marco Ballarini, stavo a Corbetto. Vabbè, voi non conoscete il sindaco più social di TikTok, vabbè. Ah, ho capito. Okay, sì, vabbè. Sì, ho capito. Vabbè, l'anno scorso, tra l'altro, parentesi, la nostra scuola ha vinto, è arrivata prima in classifica con il brano Birdland dei Manhattan Transfer, e nella categoria scuole superiori. E si svolge in questo modo. Adesso io la parte della radio, è la prima volta che viene richiesto al Montale di fare questo tipo di progetto. Però la parte invece musicale si svolge così: noi arriviamo a Pesaro e abbiamo un primo giorno di, vabbè, tanto uno si ambienta e tutto, e si fanno delle prove molto più tecniche che proprio di gruppo, diciamo. A volte anche si prova da soli. E io suonavo il pianoforte, quindi non ho potuto provare. Stavo per dire, perché Irene sa queste cose, non ci dice. E poi il giorno successivo siamo andati a fare l'audizione, cioè il provino, insomma, la prova. Abbiamo fatto il brano, non c'era nessuno in sala, è un teatro, eravamo solamente noi con la giuria. E poi, insomma, ce ne siamo tornati in albergo, e la sera stessa, io da quello che ho capito, se al prof non arrivava nessuna chiamata, nessun messaggio, voleva dire che non avevamo vinto né niente. Molto triste questa cosa, secondo me bisogna avvisare i concorrenti, però vabbè. Comunque sì, si fa la fine di Travis Scott, che è andato ai Grammy, è stato 7 ore lì a aspettare il premio e poi invece non ha vinto. Infatti. Infatti. Nanna. Si fa la musichetta triste. Vabbè, insomma, il pomeriggio, cioè, insomma, tardo pomeriggio è arrivata la conferma che eravamo arrivati primi, e il giorno dopo ci siamo esibiti proprio alla serata della festa della musica, il giovane in crescendo. Sabato sera. Sì, okay. Era sabato sera, insomma. Bravo, sì, era sabato sera, siamo esibiti insieme a tutti i vincitori di tutte le categorie e abbiamo visto tutto quanto il concerto. E la domenica successiva, cioè il giorno dopo, domenica, siamo partiti all'ora di pranzo così. Quindi questa è stata la giornata a livello della parte dell'orchestra con il prof Saina. Sì, poi a livello di radio io non so che aspettarmi. Io spero che magari avremo qualche privilegio, che ne so, di poter ascoltare questi provini in teatro, non lo so. Però sono molto emozionato, devo dire, sono molto onorato soprattutto. Dobbiamo ringraziare il prof che ha creduto in noi. Sì, infatti. Sì, è una bellissima iniziativa, contento di partecipare e speriamo vada tutto bene, magari si svolge all'aperto. O no, è solo in teatro? No, è tutto in teatro, però io penso che le interviste si possano fare anche all'aperto. Vediamo com'è il clima. Speriamo, esatto, no, ma guarda che Pesaro, cioè, insomma, questo non è il punto della situazione, però c'è anche da dire che Pesaro è proprio un amore di città. C'è il mare, è bella. Poi sarà manca di Italia. No, assolutamente no. E poi diciamo che il prof ci lasciava anche del tempo libero, insomma, quindi si stava proprio bene. Sì, e poi diciamo che questa non è una cosa, non voglio fare pubblicità al prof Saina, però già il fatto che noi partiamo e la scuola pensa al biglietto del nostro albergo, all'autobus, a tutto quanto, noi abbiamo soltanto è un plauso. Esatto. Un plauso alla scuola. Sì, no, infatti, plauso. Veramente, veramente un bel progetto e speriamo vada tutto per il meglio. Speriamo di riuscire a fare le migliori interviste della nostra vita. Spero. Interviste del mondo.
Thank you.